tecnico di oggi. Il primo tempo, dopo essere andati in vantaggio, abbiamo avuto un 3 contro 2 abbastanza netto da sfruttare meglio, non ci siamo riusciti. Altre situazioni, volevamo ripartire più determinati, non ci siamo riusciti, però non posso assolutamente riproverare nulla. Perché Pangrazia non partire inizialmente? Come, cioè, c'è una ragione proprio per adattarsi di più all'Ancona? Pensato che... No, io credo che comunque la Vispesa porti avanti un discorso anche per il futuro. Dal mio punto di vista, giocando anche con 5 giovani, abbiamo portato avanti l'obiettivo di inizio stagione, dare ulteriore continuità al nostro progetto. 5 giovani, ha giocato Pangrazia, un'esperienza in più che potrà tornare utile alla Vispesa in futuro, ha giocato Eugenio Dominici, potrà tornare in futuro a vantaggio sia suo che della Vispesa. Credo che la politica vada avanti a prescindere dalla classifica, a prescindere dai playoff, se arriveranno o non arriveranno. Noi, se riusciamo ad associare la crescita della squadra con i risultati e l'alta classifica, per noi è il massimo. È la squadra più forte ancora di quelle che ha affrontato la Vispesa? Ma sicuramente è quella che ci ha messo più in difficoltà, come all'andata anche al ritorno. Però probabilmente oggi abbiamo fatto meglio la fase difensiva e quindi ecco, il pareggio di oggi credo che dimostri la nostra crescita. Dalla partita dell'andata a quella di oggi siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati e soprattutto credo che il lavoro in questi mesi abbia pagato, perché la sconfitta di Ancona, ho detto tempo fa, che a noi è servita per renderci conto e calarci nella vera mentalità del campionato. Con le chiacchiere non si fa niente, bisogna correre, bisogna pedalare, bisogna sudare e credo che la svolta è stata proprio il 3-0 in Ancona. C'è un po' di rammarico, è vero che dopo il vantaggio della Vispesa Ancona ha preso il pallino e il pareggio strameritato, però in realtà questo pareggio, visto che te l'hai salvato un paio di volte coi pali, un altro paio di volte poi è arrivato su un rigore, tra virgolette, mezzo regalato, perché è entrato scivolato a Cusaro, facendo un errore a mio avviso non da lui, con 7-8 di giocatori.